Siamo qua con Mister Caridi del Bianco, oggi soddisfazione dopo il pareggio di Palvi, la vittoria qui con San Carogero, che non è poi stata tanto semplice. Assolutamente, noi sapevamo che questa squadra era un'ottima squadra. L'anno scorso, come dicevo prima al vostro collega, partì playoff, ha dato via solo Tamburro, quindi è una squadra che si conosce bene, una squadra che sa quello che vuole in campo. Comunque noi siamo stati bravi a vincere questa partita. Quanto noi dobbiamo crescere ancora tantissimo, però ho visto delle buone cose, secondo me la strada è quella giusta e quindi per adesso siamo soddisfatti così. Abbiamo visto un Caridi che non ci aspettavamo oggi all'inizio della partita. Abbiamo visto una squadra con un 4-2-4 che difficile da vedere all'inizio di una partita, mi è sembrato un po' troppo sbilanciata in avanti la squadra. No, i ragazzi, questa è la situazione che noi vorremmo fare. Ecco, la squadra deve imparare a soffrire, però cercare di offrire anche un buon calcio. Noi non è che siamo sbilanciati, noi dobbiamo cercare di aprire le difese. Quindi dobbiamo essere bravi a tenere palla e a giocare con gli 1-2 e anche qualche profondità. Comunque io dico che quello che dicevo prima, migliorare, dobbiamo migliorare tantissimo, però penso che la strada sia quella giusta, anche perché, voglio dire, giocando in questo modo la squadra ha una mentalità diversa. Infatti dopo l'1-1, voglio dire, la squadra non si è abbattuta e quindi è andato subito in avanti e con un'azione davvero bella abbiamo trovato il gol del vantaggio. Comunque io ho visto che mancava il suggeritore per gli attaccanti, troppi attaccanti secondo me hanno fatto un po' di confusione in avanti, non si sapeva quale attaccante servire quando la palla veniva conquistata o da Mammolenti o dal Commisso, che ha corso tantissimo, ha sopperito tantissimo Commisso alle carenze del centrocampo oggi in questa partita. Ma Commisso è questo il lavoro che deve fare, è un ragazzo che è generoso, un ragazzo che deve correre tanto per dare il suo apporto e per supportare i quattro attaccanti. Comunque questa è una strada che noi dobbiamo percorrere, è una strada che secondo me ci porterà a giocarci tutte le partite a viso aperto e poi sicuramente chi sarà il più forte vincerà. Comunque sicuramente ci saranno molte squadre che verranno, conoscendo la caratura del Bianco, perché secondo noi è una bella squadra il Bianco, gli manca forse il direttore d'orchestra del centrocampo, però ha una bella squadra e tutte le squadre verranno qua a giocare con una sola punta, parecchie verranno a giocare con una sola punta, non potranno creare problemi al Bianco nella sua costruzione del gioco? Ma io dico che se noi stiamo bene in campo e facciamo la nostra partita sicuramente si può trovare un po' di difficoltà, ma se i ragazzi si muovono bene in campo e trovano gli appoggi giusti, penso che noi giocando così dovremmo avere per lo più il pallone noi tra i piedi, quindi aumentano le possibilità di vittoria. Comunque se queste sono l'intenzione delle squadre di venire qua, ci attrezzeremo anche per questo. Ma sicuramente il Bianco, visto già gli uomini che ha, visto già il primo risultato positivo in quel di Palmi, che è una ancora rimane anche col pareggio di domenica in casa, rimane sempre una delle principali pretendenti alla vittoria finale, la Palmese, quindi sicuramente il Bianco verrà tenuto molto in considerazione. Ma noi siamo una matricola intanto, quindi noi dobbiamo fare un campionato molto tranquillo, però voglio dire, vogliamo toglierci tante soddisfazioni. Speriamo di intraprendere la strada giusta e di far divertire i tifosi. Comunque, auguri per il proseguo del campionato. Grazie.